Iniziamo con l'oggetto numero 1, regime transitorio conferimento di rifiuti in discarica 2022-2028, problematiche relative al prossimo esaurimento di alcune discariche e necessario ampliamento di altre. Interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere. Grazie, buongiorno alla Presidenza, buongiorno Assessore. Allora, parliamo di un argomento che, rispetto al quale credo che un po' tutta la comunità regionale sia abbastanza sensibile, partendo da una considerazione che un atto deliberato da questa Giunta qualche mese fa prevede che per quanto riguarda il conferimento in discarica dei rifiuti umbri sia prevista una fase transitoria fino al 2028 e a partire da questa data, cioè dal 2028, il piano prevede l'entrata in funzione di un termovalorizzatore da realizzare nella provincia di Perugia. Non è tanto questo la discussione su cui oggi propongo una riflessione all'assessore, quanto questo tempo intermedio, un tempo di 5 anni, 6 anni se la diciamo tutta, e speriamo che siano solo 6, sapendo che poi i tempi per la realizzazione di un termovalorizzatore sono probabilmente più lunghi di quelli stimati. Ma il tema è capire insieme che durante questa fase transitoria, a causa della chiusura di già 3 discariche che sta avvenendo nella regione Umbria e del possibile esaurimento delle volumetrie delle discariche considerate strategiche di Belladanza, di Borgo Giglione, delle Crete, di Orvieto entro il 2024, anche il piano necessariamente prevede che si debba ricorrere a un ampliamento di queste ultime per un volume complessivo di 1.200.000 metri cubi. Peraltro lo stesso atto deliberato dalla Giunta fornisce delle indicazioni sui possibili ampliamenti di nuovi volumi, assegnando 300.000 metri cubi a Belladanza, 700.000 a Borgo Giglione, 500.000 alle Crete. Tutto questo per consentire lo smaltimento in discarica di circa 200.000 tonnellate annue di rifiuti urbani che in teoria da piano con l'entrata in funzione dell'inceneritore si dovrebbero ridurre a 40.000 tonnellate anno. Il problema è che anche superata la fase transitoria si dovrà comunque ricorrere a un ulteriore ampliamento delle discariche strategiche di Belladanza e delle Crete, perché nel frattempo si provvederà da piano alla chiusura di quella di Borgo Giglione. Ecco, noi siamo molto preoccupati da questo scenario, siamo preoccupati da uno scenario che sostanzialmente continua a prevedere nell'aumento delle volumetrie delle discariche una delle modalità, o quantomeno ad oggi la modalità con cui affrontare le urgenze della gestione dei rifiuti in Umbria. La Giunta per la verità ha preso atto, e questo è un merito, che a inizio legislatura, individuando questa come una delle emergenze più importanti rispetto alle quali evidentemente scontiamo mancate scelte che nel passato non sono state fatte in relazione a una situazione che oggi sta diventando esplosiva. Però sappiamo anche che la discarica è a oggi di fatto l'ultima modalità, anche nella graduatoria, diciamo così, nella gerarchia del ciclo dei rifiuti, è anche dalla Commissione europea riconosciuta come l'ultima modalità per il conferimento e la gestione dei rifiuti, perché la più inquinante in assoluto. Le grandi discariche nel dibattito pubblico forse fanno meno paura e sono meno, diciamo così, oggetto d'attenzione da parte della comunità di probabilmente termovalorizzatori moderni e tecnologicamente avanzati che potrebbero invece risolvere anche nel breve termine, probabilmente anche potendo utilizzare impianti che già sono esistenti, ma, e non lo dico io, i dati lo dicono, le ricadute di inquinamento ambientale per i cittadini dei territori interessati dalle discariche sono molto superiori e molto più importanti di quanto non lo siano invece serie politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti. Con questa interrogazione sostanzialmente chiedo all'assessore di approfondire quanto previsto dal piano sopraindicato e quindi di non mettere, se intenda mettere in atto, scelte procedure
tali da rendere non necessario nella fase transitoria l'ampliamento delle discariche. Noi siamo assolutamente contrari all'ampliamento delle discariche anche nella fase transitoria, peraltro alcuni documenti anche di questa giunta in alcuni documenti diversi fanno emergere qualche contraddizione, in alcuni casi esplicitano una totale contrarietà all'ampliamento delle discariche e poi negli ultimi si rintraccia invece la possibilità di procedere a un aumento e quindi anche a intervenire sulla... Tempo, consigliere, tempo. Sì, ho terminato. Volevo ribadire che il modello basato sul massiccio ricorso alle discariche è da tutti riconosciuto come il maggior fenomeno impattante e inquinante e prima fonte di emissioni climalteranti rispetto ad altri sistemi di gestione. Per questo credo che sia opportuno intervenire fin da subito sull'evitare il conferimento in discarica e l'ampliamento delle stesse. Ovviamente non sta a noi individuare le possibili alternative, alcune possiamo anche provare a immaginarcele insieme, ma è fondamentale, credo, che su questo si possa intervenire subito. Grazie. Assessore Morroni, prego. Grazie Presidente. Consigliere Fora, il piano è elaborato nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti e prevede la riduzione dei rifiuti prodotti, l'incremento della raccolta differenziata, il conseguimento di un indice di riciclo che allo stato ha già superato gli obiettivi al 2025 e l'introduzione a partire dal 2028 dell'incenerimento della frazione non riciclabile o recuperabile. La proposta di piano anticipa il raggiungimento dell'obiettivo europeo del conferimento in discarica al 2030, con 6 anni di anticipo, attribuendo un ruolo del tutto marginale alle discariche. È previsto infatti un flusso alle discariche stesse di circa 30.000 tonnellate, questo traguardato al 2030, come si può evincere dalla relazione. La configurazione a regime del piano prevede un utilizzo delle discariche per il 7% del rifiuto prodotto, che risulta un valore ben inferiore alla soglia prevista dall'Europa, massima consentita del 10%. L'affermazione secondo la quale il disegno delineato al momento dalla Regione va nella direzione opposta agli obiettivi italiani ed europei, che prevedono una riduzione consistente dei conferimenti in discarica con l'obiettivo di non superare, come si diceva prima, il 10% al 2035, appare essere un'affermazione del tutto fuori luogo, in quanto non trova alcun riscontro per quanto ho appena richiamato. In fase di VAS sono state assunte una serie di osservazioni da parte di 44 stakeholder, tra le quali quella dell'associazione citata dal consigliere, osservazione che chiede l'utilizzo nel transitorio dell'inceneritore di Terni e dei cementifici di Leogubino. Il rapporto ambientale allegato al piano esamina 3 scenari con diversi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. La valutazione ambientale ed economica dei 3 scenari ha portato all'individuazione di quello con la performance ambientale ed economica migliori. I scenari riportati evidenziano come lo scenario scelto sia quello che prevede il minore utilizzo delle discariche nella fase a regime. Inoltre, il piano prevede la chiusura, al termine della capacità residua, della discarica di Borgo Giglione, in quanto non sono presenti impianti di trattamento rifiuti all'interno del sito, a differenza di quanto avviene per gli altri 2 siti, in particolare Le Crete e Belladanza, dove sono presenti impianti per il trattamento di rifiuti, e ciò in linea con gli atti già assunti dall'amministrazione regionale sul tema delle discariche. Il piano si basa sul principio dell'autosufficienza e della prossimità, come previsto del resto dal Programma Nazionale Rifiuti, e il dimensionamento impiantistico si è basato sulla valutazione del rifiuto residuale a valle degli obiettivi di riduzione e recupero. Il sistema, come richiesto dalla normativa europea per il rispetto della limitazione di utilizzo della discarica, comprende i flussi derivanti dalle operazioni di recupero dei materiali raccolti in maniera differenziata e i flussi dei rifiuti speciali regionali non recuperabili, che possono essere avviati al recupero energetico anche al fine di contenere i flussi a discarica. Il piano prevede una fase transitoria, come ricordato nella sua interrogazione, che corrisponde al tempo ritenuto necessario per le procedure amministrative
per l'approvazione del progetto, nonché per i tempi realizzativi e la messa a regime dell'inceneritore. In definitiva, la discarica rimarrà un elemento del sistema di gestione, ma assolutamente marginale, nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti. In merito alla fase transitoria, la proposta, come si evince dalla sua interrogazione, di mettere in atto scelte e procedure tali da rendere non necessario nella fase transitoria l'ampliamento delle discariche, potendo valutare il ricorso anche ad altri impianti esistenti nella nostra regione, superando il modello basato sul massiccio ricorso alle discariche, è evidente che la riduzione dei conferimenti in discarica deve essere sempre un obiettivo da traguardare e ricercare, anche nella fase transitoria. Ed il piano non esclude possibili soluzioni alternative allo smaltimento in discarica da porre in essere anche prima dell'entrata a regime dell'inceneritore. Naturalmente sono ipotesi che vanno sottoposte a una verifica tecnica e dobbiamo anche altresì dire con estrema nettezza che anche la valutazione di ipotesi alternative non fa venir meno la necessità di operare una riprofilatura delle discariche al fine di scongiurare anche nel breve periodo l'ingresso del sistema di gestione dei rifiuti in Umbria in una fase emergenziale. Quindi siamo aperti anche a valutare altre ipotesi, cosa che faremo proprio per mitigare e per creare una sorta di sistema mix, ma al momento non lo escludiamo, ma nemmeno possiamo ritenerla una strada acquisita in maniera definitiva. Grazie. Replica, consigliere Fora? Prego. Io ringrazio l'assessore per la risposta, che per la verità lascia qualche ancora perplessità, momento in cui l'assessore afferma che si lavora sul pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti e sebbene in una fase transitoria si prevede un ampliamento di 1.200.000 metri cubi di conferimento in discarica di rifiuti, in realtà questo obiettivo almeno nel breve medio termine non viene raggiunto. Lei dice anche che si rispetta il principio di prossimità rispetto alla gestione dei rifiuti. Per la verità, le due discariche che rimarranno attive nel breve termine sono Le Crete e Belladanza, che sono le uniche che aumenteranno le volumetrie, e quindi noi individuiamo nelle aree di Città di Castello e di Spoleto unicamente e di Orvieto unicamente i due profili su cui verranno aumentate le volumetrie del conferimento in discarica. Apprezzo l'idea, il tentativo di ipotizzare che anche nella fase transitoria si possano valutare delle alternative. Siamo già in una fase transitoria con un piano preadottato, per cui riterrei che queste alternative vadano valutate in maniera molto veloce, e riterrei che comunque non sta a noi individuare quali possibili risposte, però procedendo anche, diciamo così, per estremizzare il ragionamento, piuttosto che continuare ad aumentare le volumetrie e conferire rifiuti in due aree della nostra regione, per assurdo anche in fase transitoria è preferibile portare rifiuti e termovalorizzarli fuori regione. Sappiamo benissimo che è comunque meno inquinante come impatto la termovalorizzazione, sebbene evidentemente più costosa per il trasporto fuori regione, ma nessuno ha mai quantificato quanto costa effettivamente il conferimento in discarica. Anche questo sarebbe un dato importante su cui riflettere tra trasporti e danno impatto ambientale, per cui io invito la Giunta a essere coerente con il coraggio che ha dichiarato con l'intrapresa del piano regionale rifiuti, e di intervenire anche in maniera veloce nella gestione transitoria, perché 6 anni di aumento volumetrie di conferimento in discarica, posto che poi l'obiettivo della termovalorizzazione sia davvero realizzabile in 5 anni, e su questo non per la volontà dell'assessore ma per la farraginosità dell'attuale iter autorizzativo della realizzazione di impianti nuovi, sappiamo quanto sia complicato. Ecco, io credo che oltre l'obiettivo finale sia importante anche presidiare bene e definire come gestire la fase transitoria. Grazie.